Il Parco Mediceo di Pratolino si prepara ad accogliere la nuova edizione di Musart Festival che dopo 8 anni cambia collocazione trasferendosi da Piazza Santissima Annunziata al fresco di Villa Demidoff. Questa è la nona edizione, è un festival che è nato in centro a Firenze, in Piazza Santissima Annunziata, una delle piazze più belle della città e al tempo stesso però una delle piazze forse tra quelle belle meno frequentate. Poi l'anno scorso abbiamo preso atto che effettivamente in certe serate di luglio la piazza è troppo calda e quindi abbiamo cercato di capire se era ipotizzabile uno spostamento di Musart da Piazza Santissima Annunziata qui. Rientra proprio nell'idea e nelle politiche di cultura diffusa in tutto il territorio metropolitano. Siamo nel comune di Vaglia, ma il Parco Mediceo di Pratolino è visto un po' come il parco e il giardino dei cittadini dell'area metropolitana di Firenze. Il primo appuntamento è per il 17 luglio 2024 con i Pink Floyd Legend e l'Orchestra della Toscana che con un rullo di tamburi apriranno le 10 giornate musicali del Musart Festival. A seguire tanti nomi noti al grande pubblico che si esibiranno al cospetto del gigante dell'Appennino facendo riecheggiare le proprie note tra le fronde degli alberi secolari e i tesori storico-artistici del parco. Questa nostra mission, che è quella di organizzare spettacoli belli in posti belli rendendoli fruibili al pubblico e facendo anche molto felici gli artisti, perché poi l'artista si esibisce in un posto bello si esibisce più volentieri. In locandina Roberto Vecchioni, Lorena McKinnitt, Il Volo, I Pooh e tanti altri spettacoli che saranno annunciati a breve. Inoltre i concerti saranno anche l'occasione per scoprire e riscoprire le bellezze di Villa Demidoff, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche che condurranno gli spettatori negli angoli più suggestivi del parco, attendendo l'inizio della musica. Con questo evento possiamo in qualche modo portare avanti quell'idea di valorizzazione del parco di Villa Demidoff, visto sotto diversi aspetti, da una parte tutti gli investimenti sugli immobili e questo invece fa parte delle politiche culturali del parco. Naturalmente con un evento di questo tipo noi potremo da una parte far conoscere appunto questo parco a più persone possibile, farlo riscoprire a molti cittadini che magari sono venuti con le loro scuole o sono venuti in momenti diversi della loro vita e dall'altra parte anche però far vivere momenti meravigliosi come gli spettacoli di Musart immersi nella natura e con una temperatura anche esterna molto diversa da quella che potevano trovare nel centro di Firenze, che seppur meraviglioso ma a luglio comunque faceva sentire delle temperature molto elevate. Il Parco Mediceo di Pratolino, grazie alla sua collocazione e grazie a tutto il verde che lo circonda, sarà sicuramente un habitat meraviglioso in cui assaporare e godere degli spettacoli altrettanto belli.